Buongiorno, signora McNeil. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodino, prego. Grazie. Allora, mi dica. Come d'accordo, abbiamo chiuso il suo conto presso la nostra banca. Bene. Rimangono solo alcune formalità. Ma io devo partire subito. Voglio raggiungere mio fratello Jeff. La mia vita e i miei beni sono in pericolo. Non me la sento di restare. Bene, come desidera. Purtroppo devo ammettere che ha ragione. Le bande di quello sciacallo di Cooper non danno più tregua a nessuno ormai. E allora, nel consegnarle il suo oro, signora McNeil, vorrei pregarla di apporre la sua firma su questa ricevuta. Per la regolarità. È tutto. Grazie. Prima di ringraziare, sempre meglio controllare. Mi auguro che questi brutti momenti passino presto, signora McNeil. Chissà perché i due uomini di Jeff non sono ancora arrivati. Comunque io non ho intenzione di aspettarli. Ma cosa vuol fare, signora? Taglierò per il passo del diavolo. Ma è pericoloso. È un rischio che devo correre se voglio evitare le bande di Cooper e salvare loro. Hey!
Eccolo qui, l'oro. È tutto qua? Solo questo? Dov'è? Dove è andata la donna? E guardate anche voi, idioti, bisogna trovarla! Eccola, lassù! Ed ora ci divertiamo. Forza voi, tu di là. Ma dove si sarà cacciata? E guardatela la tortorella! Stai ferma! Ce l'hai fatto correre! Ora ci devi fare spassare un po'! No! 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 Jeff! Dove sei, Jeff? Jeff McNeil! Che c'è? Hanno ucciso tua sorella. E dai, che aspetti? Prendi Eddie. Come va, Foster? Dove vuoi andare? Un momento. Cooper sta ancora aspettando quei 10.000, Ross. Ma non ti porta rancore. Anzi, mi hai incaricato di offrirti da bere. Lasciami, Foster. Ti prego. Pagherò, pagherò. Te lo prometto. E non ci provare più a fare il furbo. Se no, con la tua pelle ci faccio un sottopancia per il mio cavallo. Fermati, caprone. Non mi toccate. Adesso chiedi pietà, vigliacco. Però quando si tratta di pagare la tangente, il furbo, è vero? Va a prendere il denaro e portamelo al saloon. E niente ritardi questa volta. Andiamo. Cooper non ci concede scelta. Pagare o morire. Ma non si può sempre subire. Bisogna avere il coraggio di reagire. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Anch'io sono d'accordo. Anche se Cooper non ci lascerà in pace lo stesso, dobbiamo tentare. Finalmente. Bravo, hai ragione. Sono d'accordo anch'io.
Tu non c'entri, Rosy. Queste non sono cose da donne. Lasciale sbrigare a noi che siamo i legali rappresentanti del popolo e quindi gli unici idonei a fare. Bravo, sindaco. Ma se sembrate quattro conigli impauriti. Cosa? Contro quei banditi ci vogliono veri uomini e non dei chiacchieroni ramolliti, come voi. Adesso calmati, Rosy. Sì, brava. Lo sai che non si possono interrompere le sedute del Consiglio Municipale. E adesso ritorniamo al nostro progetto per sterminare quei fuorilegge. Giusto. D'accordo. C'è Foster. È ritornato. Ma cosa vorrà? Whisky. Subito. Un fiammifero, prego. Certo, certo, certo. Grazie. Al mio padrone, caro signor sindaco, è stato riferito che tu gli vuoi mettere contro la gente di questa città. Non immaginava che avessi potuto tradirlo dopo essere stato eletto col suo appoggio. Il signor Cooper ti fa sapere che da oggi in questa città le taglie sono raddoppiate. Anche quella sulla tua testa, signor Foster. E tu chi sei? Ma da dove è venuto questo? Ma non c'è più pace in questa città. Lui è Jeff McNeil e io sono Tornado. Sto cercando quelle carogne che hanno ammazzato mia sorella. Ecco perché sono qua. Mi hanno detto che appartengono ad una banda che spadroneggia in questa regione derubando e uccidendo la povera gente. Ma... potreste essere stati anche voi. E se riuscirò a provarlo, vi ammazzerò. Ora che ci siamo conosciuti, filate. Questo non piacerà al signor Cooper, ci scommetto. Stai zitto, bastardo. Segui il consiglio del mio amico Jeff. E affrettati a filare, altrimenti ti solletico il cervello. Andate. Vieni avanti. Sta su. Seduto. E
Figurati, suore. Ascoltami bene. Vai a dire al tuo padrone che da questo momento qui è tutto cambiato, capito? Vai! Complimenti. Ehi, zio Tornado! Ehi, caro Jeff, come sono contenta di vedervi. Mi sembra di volare dalla gioia. Ah, sì? Accontentiamo subito. Forza, Jeff! Hai anche il coraggio di venire qui dopo che ti sei fatto disarmare dal primo arrivato? Ma come? Stai zitto! Sei un miserabile idiota, senza cervello. Devi eliminare quei due. Bene, capo. Sta tranquillo. Grande Jeff. Ciao, Rosie. Era un pezzo che non ci vedevamo, eh? Già. Com'è che sei finita in questa topaia? Non te la prendere. Per una come me. Le camere sono sempre uguali. Dappertutto. Mi ci sono abituata. Ormai. Ascoltami, bambola, noi non ci vediamo spesso, è vero, ma ho dell'affetto per te e mi piacerebbe vederti trattata meglio. Al piano di sopra ci sono delle camere molto più confortevoli. Scegli quella che ti piace di più. Penso io a tutto. Non sei cambiato. Ti è sempre piaciuta la proprietà privata. Certo. E da questo momento da tutti sarai trattata come una donna onesta. Ok. Ma non mi annoierò a fare la donna onesta. No. Allora mi hai frainteso. Quando dico donna onesta, non voglio dire donna che fa astinenza. Ti starò molto vicino e ti prometto che non ti farò annoiare. Del resto mi conosci, no? Thank you.
non è possibile. L'hai visto? Se non fossero i dadi miei, giurerei che sono truccati. Un altro 7. Se mia moglie viene a sapere che sto perdendo tutto questo denaro, sono fritto. E allora? Se vogliamo continuare? Dobbiamo puntare. Sempre allerta, eh? Come vedi, c'è anche chi pensa a divertirsi, nonostante i guai. Questa è tutta gente pacifica, desiderosa solo di un po' di tranquillità. Ma finché queste terre saranno calpestate da quel porco di Cooper, qui regneranno il terrore e la diffidenza. Sono convinta che basterebbe un uomo forte. Già, un uomo è forte quando l'ambiente glielo permette. Credi che riusciresti a riportare l'ordine in questo paese? Mi trovo qui per un'altra ragione. E poi c'è qui un'autorità costituita che ha il dovere di farlo. Se ti riferisci allo sceriffo, sappi che è solo un povero uomo. È un succube di Cooper. È un corrotto anche lui? No, ma ha paura. Hanno tutti paura. Ora però è meglio che vada. I clienti mi aspettano. Ti prometto che questo tuo sporco lavoro finirà presto. Vuoi farmi diventare una signora? Lo sei già una signora. Porco! Carogna, animale! Che vuoi tu? Mi stai spiando? Mai sognato di farlo. Però hai sentito quello che ho detto. Senti, bambina... Non sono una bambina. Va bene, d'accordo. Sei una ragazza che piange come una bambina e che impreca come un mandriano. Almeno lo sapessi perché lo faccio. Il guaio è che non lo so. Che cosa non sai? Ecco, lo vedi che sei curioso. Vuoi che te lo dica? Ma nemmeno per sogno. Voglio soltanto prendere il fresco tranquillo, tranquillo. Come ero prima che arrivassi tu. Vuoi che te lo dica? Se ti fa piacere. Forse è meglio di no. Non mi serve la pietà degli altri. La vuoi smettere? Ti contraddici sempre. Non è vero. Posso dirtelo. Sai, io non piango facilmente. Ma non riesco a farmi guardare da Jeff. Mio padre era il più veloce di tutti a sparare. Era il maestro di Jeff, ma un giorno alcuni banditi lo ammazzarono a tradimento. Da allora Jeff si è preso cura di me e mi ha voluto bene come una figlia. Quando sua sorella si sposò, mi affidò a lei perché crescessi come una signorina per bene. E siccome il marito aveva delle proprietà da queste parti, ci trasferimmo tutti in questa città. Ora c'è venuto anche lui qui. Ma non per riprendere te. Soltanto per sete di vendetta. E lo trovi strano? Io no. Se la legge per debolezza o per corruzione non protegge i cittadini onesti, è normale che i più forti prendano il suo posto e ristabiliscano la giustizia. È possibile che non ti accorgi che stai dicendo delle assurdità. Ma perché assurdità? Quando uno riceve un torto, lo ricambia. Semplice, ti pare? Non è così semplice. Quella che tu chiami giustizia è solo vendetta. Thank you.
sacco di pulci, canti come un bisonte raffreddato. Ha male al cuore ad ascoltarti. Allora, che fai? Hai intenzione di scolartela tutta, quella fiasca? Ne ho visti molti di ubriaconi come te in questo paese. Voi, si può sapere. Non voglio niente, non preoccuparti. Ma mi piacerebbe sapere perché quasi tutti siete in queste condizioni. Per non piangere, amico. Vuoi dirmi che bevete per paura? Guarda me. Un tempo anch'io ho avuto paura. Ma poi qualcuno mi mise in mano una pistola e tutto cambiò. Quell'arma mi aiutò a maturare. E allora furono gli altri ad avere paura di me. Ma io non mi montai la testa. Non ho mai puntato la pistola contro un galantuomo. Io sono con la legge e la legge mi rispetta. Ecco cosa volevo dirti, ragazzo. Procurati un'arma e fai come me. Un'arma. Avevo dimenticato il mio cannone. Avevo paura che qualcuno potesse approfittarne. È una macchina perfetta. Ti piacerebbe, eh? È davvero una vostra idea, signor giudice? Ma certo, Perry, certo. La gente ti stima qui. E anche noi abbiamo la massima fiducia. È così. Sapete bene che ho deciso di non toccare più la pistola. E poi, perché vi rivolgete a me? Ora che in città ci sono Jeff McNeil e Tornado. Signori, posso congratularmi con il nostro nuovo sceriffo? Temo proprio di no. Non c'è un nuovo sceriffo. Non avete accettato. Eppure non mi sembravate un tipo che ha paura. Mi sono sbagliato. Peccato. E invece ho proprio paura. Di molte cose, di uccidere, di essere ucciso. Oppure di recitare la commedia della legalità a vostro esclusivo uso e consumo, signor Jeff. Potrei offendermi, giovanotto. Ma mi piace la gente che dice quello che pensa. Anche se a volte pensa a cose sbagliate. Io sono venuto in questa città solo per vendicare la morte di mia sorella. Comprendiamo il vostro stato d'animo. Che succede? Li hai riconosciuti? Certo, erano scagnozzi di Cooper. Quello sciacallo evidentemente è infastidito dalla nostra presenza qui e cerca di convincerci a sloggiare. E tu per fargli capire che si sbaglia gli ammazzi tre uomini? Beh, ammazzarli oggi o domani che differenza fa? Ma poi non mi piace che mi si dica quello che devo fare. Ma lo vuoi capire che non puoi sparare contro tutti quelli che ti danno fastidio? Ma non essere nervoso, Jeff. Lo sai che se sparo contro qualcuno non lo faccio per cattiveria. È che ho paura di andare fuori esercizio, ecco. E poi a qualche piccola soddisfazione di tanto in tanto anch'io ho diritto, no? Tu hai Rosy con cui spassartela. Ma io che devo fare? Morire di malinconia? Hai ragione. Bravo, lo sapevo che avresti capito. Aspetta, resta ancora un po'. No, bambola. Prima il dovere e poi il piacere. Prima il piacere, poi il dovere. Ma è certo che verranno. Tornado, dice di sì. Proprio stanotte? Stanotte. Thank you.
Ehi! Guardala! Oh! Oh! Ehi! Sono dei bravi ragazzi. Boccia. Il bastone serve per i maiali come te. Vai a dire al tuo padrone che aspetto lui. Sei.
Sorpresa. Vieni. So. Scappa! Gliel'avevo anche detto. Non vorrei disturbare, signor sindaco. È ancora disponibile quella stella? Sì. Che ne dici? Che hai fatto bene. Sono d'accordo. Evidentemente la morte di David l'ha fatto decidere. Erano come fratelli. Ma riuscirà a liberarci di quel dannato? Ne sono certo. Anch'io. Salve, sceriffo. Salve. Come vedete, ho accettato la stella, signor McNeil. È evidente, dato che è in mano vostra. Da questo momento io rappresento la legge e farò in modo che tutti la rispettino. Tutti. Mi sono spiegato? Sarebbe stato meglio se non vi foste spiegato affatto, perché sarò costretto a fingere di non aver capito. Devo avvertirvi che non sono facile da ammorbidire, specie se si tratta di difendere gli interessi di questo paese e di questa gente. Ho vissuto qui i miei migliori anni. E ne ho visto di tutti i colori. Caro sceriffo, non è facile far rispettare la legge armati solo di parole. Quando predomina la violenza, non c'è altra medicina che la violenza. No, no. Questo è l'errore. La legge è legge. E spetta a noi, anzi, a me, farla rispettare. Senta, sceriffo. Noi potremmo stare qui a discutere per giorni e giorni interi. E credo che ognuno di noi resterebbe con le sue idee. Sarò più chiaro. Io dico che se esistono le leggi, è logico che tutti devono rispettarle. Altrimenti è inevitabile che il mondo un giorno cadrà in mano agli assassini. E non vi potrà essere più nessuno in grado di riportare l'ordine. E assisteremo impotenti al suo sfacelo e alla sua fine. Sarà la fine di una civiltà, la fine della nostra civiltà. Thank you.
Un altro colpo pieno. Ho capito, vai. Lo stupido sono io che continuo. Ecco, e ora che si è riempito le bisacce con i nostri soldi, andrà a piantare le tende in qualche altra città. Non la tua pelle! Fermati! Fermati, bastardo! Se non ti fermi, ti ammazzo come un cane! Sparo! Ah! Ah! Ehi, guardate là! Ma quello è morto! L'hanno legato alla sella e lo hanno mandato da noi. Scommetto che è un altro avvertimento di Cooper. Ma possibile che non ci sia nessuno in grado di toglierlo di mezzo, questo sciacallo? È il giocatore. L'hanno ammazzato per derubarlo. Le borse che portava legate alla sella sono sparite. Fuori! La tua prepotenza ha superato ogni limite. Hai consumato il tuo ultimo delitto. Tu forse non lo sai, ma sei già un uomo morto. Tutti i malvagi come te devono considerarsi morti. Ti odio, Cooper. Ti odio per quello che hai fatto a me, alla mia famiglia. Alla pacifica gente di questa regione. Tu non conosci il mondo. Il mondo è dei forti. Sì, è vero, il mondo è dei forti. Ma tu non sei un forte. Sei soltanto un vigliacco. Se io sono solo un vigliacco, allora tutto il mondo è fatto di vigliacchi. Le tue teorie sono assurde e pazzesche. Come assurdo e pazzesco è il mondo in cui vivi. Un mondo dove nei fiumi scorre sangue e sulla terra, al posto del grano, cresce l'ortica. Ascolta bene, Book. Adesso tu vai da Cooper e gli dici che il nuovo sceriffo gli impone di lasciare il paese, altrimenti sono guai. Va. Bene, Perry. Speriamo bene. Salve, Cooper. Ti prego, non prendertela con me. Io non c'entro. Che sei venuto a fare qui? T'avevo già avvertito, Book. Il nuovo sceriffo mi ha mandato. Va bene, cosa vuole il tuo padrone? Parla! Il nuovo sceriffo, sì, insomma, Perry, ti ordina di abbandonare subito questa regione, di sciogliere le tue bande e di licenziare i tuoi uomini. Perché se no... Se no? Se no, ha detto che ti impiccherà davanti alla porta del suo ufficio. Allora, vai a riferire a quella specie di sceriffo di paglia che posso scendere in città quando mi pare, anche stasera. Ma preferisco farlo domani.
Così avrà tutto il tempo di fare fagotto e andarsene, hai capito? Sì. Allora va. Va. Vola. Prima Tornado e Jeff, ora lo sceriffo. Bisogna assolutamente sbarazzarsene prima che diventino trombi. Ci risparmieranno la fatica loro stessi. Stai tranquillo, scozzese. Che mi venga un colpo se ti capisco. Sono convinto che si scanneranno come cani per decidere chi affronterà noi. A me sta bene. Contenti loro. Così il cavallo l'ha scaraventato in acqua. Guarda, c'è lo sceriffo. Scusate, Rosie, dovrei parlare al signor McMillan. Dite pure, sceriffo. Io non ho segreti per Rosie. Come volete. Vi prego di fare attenzione, allora, nel caso che l'altro ieri non mi abbiate capito. Cercherò di capire. Domattina Cooper sarà qui con i suoi killers, disobbedendo ad un mio ordine. Voi dare ordini a Cooper? Sono io lo sceriffo di questa città. E spetta a me affrontare quella gente. State attento, Perry. Voi non siete un coraggioso. Siete un pazzo. Sentite. Lasciatemi finire. Mi siete simpatico, malgrado tutto, e non permetterò che vi ammazzino come un cane. Ve ne sono grato, Jeff, credetemi. Ma devo fare da solo. Questo paese andrà avanti a patto che non rinunci al rispetto della legge. Come volete. Porterò un fiore sulla vostra tomba dopo avervi vendicato. D'accordo. Ma vi avverto che se vi mettete in mente di sostituirvi alla legge, mi costringerete ad allontanarvi da Stanton. È arrivato. Tutti ai cavalli, presto! Thank you.
Tu e i tuoi da quella parte. Seguitemi, ragazzi. Raggiungete lo scozzese attraverso il canyon. Via! Farà digerire. Allora, sceriffo, avevo ragione. Sì, d'accordo, d'accordo. Anche la legge ha bisogno delle pistole. Avevate ragione, McLean. Date le circostanze, devo accettare il vostro aiuto. Ma non crediate che abbia cambiato idea. Sceriffo,
Perry! Vieni fuori, Foster! Dannato sciacallo, dove sei? Vieni fuori, Foster!
Sei morto, Jeff! Ti è mancato poco che ci riuscissero a farti fuori. Però sei il solito testardo. Potevi anche aspettare che qualcuno venisse a darti una mano. Al villaggio hanno tutti combattuto come leoni. Solo Cooper è riuscito a salvarsi, per ora. Quel nuovo sceriffo è in gamba, sai. Noi purtroppo non rivedremo più la piccola Liz. Così mi saltarono addosso, mi legarono come un salame e mi portarono davanti al loro grande capo. Ah, questo figlio di una pecora ubriaca. Mi lasciò una settimana intera legata al palo. Vedrai che piacerà pure. Jeff, guarda. Di giorno il sole mi scioglieva in cerchio. Che freddo mi faceva battere i denti. Mi fa la corte. Ah, così dovetti accettare quella schifosa proposta di sposare la sua sorella maggiore. Una specie di scimmia segaligna in carta pecorita che non pesava nemmeno 30 kg. Del resto anch'io ero dimagrito in quella dannata settimana. E continuai a dimagrire. Per questo, quando mi si avvicina una donna secca, mi prende una paura del diavolo e cerco di squagliarmi il più lontano possibile. Non voglio ripeterla, quella esperienza. E se invece si tratta di una donna formosa? Beh, allora tutto diventa diverso. Una bella donna grassa accanto e un piatto di fagioli al lardo. Io lo sai cucinare, tu. E anche bene. Sono specialista in fagioli. Allora che stiamo aspettando? Vieni, bambola, non lo vedi che il destino ci unisce? Sono stufa di questo maledetto paese. Dobbiamo andarcene. Basta con i morti, con le uccisioni, con le rapine. Non ne posso più. Non ne posso più. La povera Liz, così giovane, uccisa tanto barbaramente. Andremo via, Rosie. Stai tranquilla. Ma prima ho un'altra cosa da sistemare. Jeff! Jeff! Dove sei? È qui, finalmente. No, Jeff, ti prego, non andare. Ti ucciderà, è una bestia setata di sangue. Non voglio perderti. Ascoltami, ti prego, Jeff. Jeff! Ti sto aspettando! Hai paura? Devo andare. No! 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 Finalmente ti sei deciso. Jeff, non volevo ammazzarti. Mi ci hai costretto. Farti pagare la morte di mia sorella, della piccola Liz e di tutti gli altri, è poco ucciderti una sola volta.
Avanti. Comincia. Maledetto! Ascoltami. Lancerò in aria questo sasso. E quando toccherà terra, tirerai fuori la pistola e farai il fuoco. Se ne avrai il tempo. Lancialo. Prima volta ho tremato. Da oggi non ti capiterà più. Ho deciso di smetterla. Lo farò anch'io. Addio! Hanno proprio una bella coppia. Quando ritorneranno, perché ritorneranno, gli offriremo un piatto dei tuoi famosi fagioli. Posso proprio considerarmi fortunata. Sai, per una ragazza col mio passato non è facile sistemarsi. Queste tristi vicende mi hanno fatto riflettere. Da tanto tempo pensavo di intraprendere l'attività di allevatore. Ora con te accanto potrò farlo. Ci sono molte belle valli da queste parti, adatte per impiantarvi un ranch, ma non voglio una proprietà troppo grande ed eccessivamente impegnativa. Non vorrei che mi distogliesse da te. E io ti starò vicina, sempre. Ti curerò con amore. E imparerò tutto quello che la moglie di un allevatore deve sapere.